Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Molto bene, carissima Anna Paola. E tu? Benissimo. Oh, beh, che bello sentirtelo dire. Dai. Sì, benissimo, visto l'argomento che affronteremo oggi. Eh sì, perché insomma noi di donne ci occupiamo tutto l'anno, come è giusto che sia, perché lo abbiamo detto anche quando è stato l'8 marzo e lo ribadiamo adesso. L'8 marzo dovrebbe essere tutti i giorni. Sì. E quindi abbiamo colto l'occasione di questo nostro pensiero, che c'è sempre, per farci raggiungere, colpire da un articolo che abbiamo letto sull'Avvenire qualche giorno fa. Molto interessante. E noi abbiamo l'autrice di questo articolo, che si chiama Benissimo. Soemia Sibillo. Ciao Soemia. Ciao a tutte e due, ciao. Ecco. Ciao, come Soemia. Stai? Bene, grazie, spero anche voi, quindi sì, sono felice di essere qua. Perfetto. Soemia è una collaboratrice anche del Sì alla Vita, la rivista ufficiale del Movimento per la Vita, insomma è una volontaria nel movimento da un po' di tempo, anche se non penso che tu sia giovane, insomma, Soemia, sì, vero? 4-5 anni, diciamo. Ah, beh, allora sei giovane, vedi? Sei giovane, benissimo, abbiamo bisogno di forze giovani. Eh sì. Quindi. E insomma, Soemia, ma vi siete messi a raccontare storie, che poi è quello che dovremmo fare noi giornalisti? Sì, è stato un po', diciamo, mi è stato richiesto un po' un commento, un pensiero, e io ho attinto dalla quotidianità, da quello che vivo ogni giorno al CAV, al Centro di Aiuto alla Vita, le mamme che incontriamo, le storie che incontriamo, e da lì è nato un po' questo articolo, questo spunto di riflessione, diciamo. Io direi, non lo definirei proprio articolo, una riflessione profonda, permettimi di usare questa accezione, perché tu ci interroghi, interroghi sì, i tuoi lettori e le tue lettrici, ovviamente. Sì, intanto diciamo in quale CAV tu operi? È il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano. Quindi siamo all'interno della clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, abbiamo sede ormai, siamo prossimi a festeggiare 40 anni di attività, quindi auguri, 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 questo traguardo. Si possono dire 40 anni ben portati per i traguardi raggiunti? Assolutamente sì, poi avendo a che fare tutti i giorni con la vita nascente, come se ogni giorno insomma festeggiassimo più di un compleanno, quindi assolutamente benissimo, sì. Si festeggiano sempre tanti compleanni quando si protegge la vita, perché è quello che si fa, ricordiamolo. Sì. Insomma, tu a un certo punto scrivi: ma se quello sguardo si facesse più profondo, silenzioso, non giudicante, se quello sguardo si ponesse in ascolto, ci si accorgerebbe che quei problemi, quelle difficoltà, quelle situazioni sono anche nostre, e ci renderemmo conto che ci riguardano molto più di quanto immaginiamo. C'è molto di te anche, cioè nel senso è una cosa che hai vissuto tu questa, vero? Sì, diciamo che racchiude un po' diversi aspetti. Pensiamo, siamo portati un po' dalla società, diciamo, a pensare che la maternità riguardi solo chi ne è direttamente in prima persona coinvolto, no? Quindi la donna che si trova in gravidanza, incinta, trovandosi magari con delle difficoltà, con delle situazioni particolari di fragilità, così come appunto sono le mamme che si rivolgono da noi. Ecco, il mondo d'oggi ci porterebbe a dire: è un problema tuo, se vogliamo definirlo problema, no? Però noi non lo definiamo ovviamente così, e adesso te la devi un po' vedere tu, ecco. Quindi lasciando la donna, la mamma da sola in una situazione di solitudine. Quindi diciamo questa riflessione è proprio partita da lì, è proprio dal mondo d'oggi che ci porta ad avere una visione, come dire, di individualistica, per cui quello è un momento che spetta a te vivere con o più o meno problemi, e questo non è così, perché sappiamo che la maternità ci riguarda tutti, ci coinvolge tutti. Basti solo pensare, senza andare tanti anni indietro, una volta era motivo, no, di condivisione anche con la propria famiglia di origine, con le proprie magari sorelle, nonne, zie, insomma gli stessi
trasparenti, ecco, partendo banalmente da lì, no? E oggi invece c'è questa solitudine, non solo dovuta appunto magari da un marito, da un compagno che si allontana proprio perché la donna si ritrova in gravidanza, ma anche magari proprio da una famiglia d'origine, ma anche dalle stesse amicizie, no? Da chi apparentemente ti era vicino fino al giorno prima. Quindi è uno sguardo proprio di un pochino più profondo, che si fa più profondo e volto però a tendere una mano e a dire noi ci siamo. Allora, innanzitutto io sostituirei la parola problema con questione. È più bello e rende soprattutto l'idea, perché non è un problema dare la vita. Io non l'ho mai vista così. Quindi per me è una questione che deve essere affrontata nel migliore dei modi, quindi così sgombriamo il campo. Ah, sì, sì, in effetti sì. Poi, ma assolutamente. Sì, come dicevo prima, il problema viene così definito purtroppo dal mondo d'oggi, perché lo si equipara a tanti altri problemi. No, purtroppo, ma è più sbrigativo, è più sbrigativo, perché sì, ogni volta che c'è una difficoltà la si mette come un problema. Difficoltà uguale problema. Invece molto spesso non è così. È una questione, è solamente una questione. E poi tu parli, insisti molto sul concetto di libertà, cioè ci chiedi se queste donne sono libere davvero. Spesso non lo sono. Però ti chiedo io, da operatrice del CAV, quanto è bello vedere una donna che diventa più libera perché magari ha più conoscenze, semplicemente sa che esistono delle possibilità per portare avanti una gravidanza e quindi in qualche modo diventa più libera. Ecco, quali sono le sensazioni quando ti accorgi che una donna diventa più libera? Ci accorgiamo che la donna è veramente libera quando può scegliere, e vuol dire avere proprio tutte le possibilità di scelta, quindi poter scegliere la vita è una libertà. Quando è di fronte alla verità, io dico sempre è la verità, no? Non l'ho detto io, l'ha detto qualcuno di più importante di me, però diciamo, lo ripeto, lo ricordo, è la verità che ci rende liberi. Quindi non è nella libertà che troviamo la verità, ma viceversa è proprio la verità che ci rende liberi. Quindi quando uno ritrova la verità anche di se stessa, delle proprie risorse, di sapercela fare, perché purtroppo viene nascosto anche questo aspetto tante volte alle mamme, facendo pensare loro di non essere in grado di superare queste questioni, di superare difficoltà economiche, di superare solitudini. Invece ecco, riportare alla luce nelle mamme la loro verità, la loro preziosità è il primo passo, quindi tirare fuori le loro risorse. Spesso ci chiedono ma voi cosa fate al CAV? Noi ascoltiamo e cerchiamo di tirare fuori, diciamo, queste risorse che la mamma ha, questo in primis, e poi avere questa verità di bellezza della libertà di poter scegliere la vita. Ecco, quando sul piatto c'è tutta la vera libertà, allora la donna è veramente libera. E tutto ho riportato in questo spunto di riflessione quello che incontro ogni giorno, cioè quei condizionamenti che non vengono considerati tali, che possono essere appunto un marito che ti lascia, un compagno che ti lascia, un lavoro precario che non c'è più, una casa, un affitto che non si riesce più a pagare. Ecco, tutti questi sono condizionamenti che noi raccogliamo dalle storie delle mamme e che non rendono la mamma libera di scegliere. Ecco, noi allora, Anna Paola, che ne dici se viviamo insieme la nostra pausa musicale? Sì. Oggi so che la regia ci ha preparato qualcosa di speciale. Sei pronta perfetto, ad ascoltarla? Ascoltiamola. Eccola qua. Una via
Mitica questa donna di Zucchero, grazie alla nostra regia. Grazie per averla scelta. Ma in realtà c'è un motivo per cui l'abbiamo inserita, vero Anna Paola? Sì, Soemia, siamo davvero nei guai? Sono davvero in cerca di guai queste donne, non credo. No, noi abbiamo inserito questo brano nella nostra puntata perché nel tuo articolo, Soemia, che tra l'altro ricordiamo si intitola 8 marzo e dintorni, donne che scelgono la vita, chi parla del loro coraggio, ed è apparso appunto su Avvenire il 9 marzo scorso, tu cominci dicendo donne in cerca di guai, così parrebbe a prima vista, ma a sì, prima vista appunto, a prima vero? Vista appunto. Sì, cioè a prima vista effettivamente da uno sguardo un po' superficiale siamo tutti presi di corsa, un po' pronti un po' a giudicare, a puntare il dito, tendenzialmente siamo un po' portati a, purtroppo, non tutti, una parte del mondo d'oggi è portata così a, a dare uno sguardo frettoloso, mentre quello che viviamo al CAV, come dicevamo poco fa, è uno sguardo più profondo, più silenzioso, non giudicante, ma proprio di ascolto, del mettersi in ascolto. Permettimi di dire, uno sguardo meritevole di attenzione, l'attenzione che non esiste più, o meglio, è rara. Essere attenti è diventata una cosa molto rara e probabilmente ci siamo anche disabituati, vero? Sì, cerchiamo di far sperimentare quell'accoglienza in modo che la mamma poi sia a sua volta in grado di accogliere il proprio bimbo, quindi proprio un prendersi cura, ma ripeto sempre in maniera molto silenziosa, in punta di piedi, con in maniera discreta. Sì. E tu a un certo punto verso la conclusione del tuo articolo dici: quelli che erano virgolette problemi per gli altri oggi hanno un nome, un volto. Quei problemi, sempre tra virgolette, in 40 anni di attività si sono trasformati in, udite udite, 25.563 straordinari bimbi che sono nati grazie alla libertà delle loro coraggiose madri di scegliere la vita. Io quando ho letto queste parole non nego che mi sono commosso, Soemia. Sai? Non solo tu. Sì, noi ogni giorno non smettiamo di stupirci ed è giusto così, di non perdere mai lo stupore della meraviglia di una vita che nasce quando fino a pochi mesi prima insomma sembrava scritto un altro destino per queste vite, e quindi questo stupore di meraviglia rimane e spero che rimarrà per sempre, proprio perché sono state tante le cose che sono state dette magari a queste mamme e che poi, come svelo un po' nel testo che ho scritto, poi non si sono rivelate così come erano state raccontate. E quindi mamme coraggiose nel senso proprio anche dell'etimologia del termine, no? Di mamme che hanno avuto cuore, che hanno avuto quel coraggio, quel cuore di accogliere la vita che portano in grembo e che in fondo, come possiamo testimoniare davvero senza ombra di dubbio, in realtà la mamma sente e scopre
dentro di sé il proprio sì alla vita, quindi la risposta è già dentro la mamma. Aiutiamo a tirarla fuori, diciamo, ma la risposta è lì, insomma. Eh sì, perché c'è già il bebè che gliela dà questa risposta. Io concluderei, Anna Paola, se sei d'accordo, con la domanda che Soe mi ha messo quasi alla fine del suo articolo. Certo. E noi che possiamo fare? Ecco, domandona. Domandona, noi che possiamo fare? Ma io penso che ognuno di noi, secondo le proprie attività, il proprio ruolo, sia professionale ma anche a livello umano, familiare, penso anche nella nostra quotidianità, no? Tante volte quando raccontiamo, io sono mamma, quando ci raccontiamo della nostra vita familiare, i nostri figli, ecco, raccontare di più la bellezza e la gioia dell'essere madre, dell'essere genitore, e lasciare un po' da parte quei lamenti a cui siamo un po' portati a dire sulle fatiche, magari la stanchezza, che pur ci sono, ma noi sappiamo bene qual è la verità e qual è la gioia dell'essere mamma, dell'essere genitori, e raccontare di più questa bellezza. E lo stesso a livello lavorativo, a livello professionale, chi fa il medico, chi lavora in azienda, chi fa anche il panettiere, per dire tutte, proprio veramente tutte le casistiche, ognuno di noi con una parola, con un sorriso, con uno sguardo può davvero cambiare il destino, cambiare una scelta, aiutare a far luce sulla verità della bellezza della vita. Quindi tutti possiamo dare il nostro contributo, basta non tirarsi indietro e non aver paura, vero? È proprio così. Perfetto. Sì. Allora, noi ringraziamo davvero di cuore Soemia Sibillo, che insomma ci ha raccontato un po' come è nato questo suo cercatelo articolo. Anche questo articolo, però. Sì. Sul sito dell'Avvenire potreste cercarlo, insomma. Anna Paola, ci vuoi dare i nostri riferimenti, tra i quali ce ne sono due nuovi? Due nuovi, infatti. Allora, cominciamo da quello tradizionale, Radio Speranza Immancabile, Radio Speranza Chiocciolina Diocesi Pescara.it, l'indirizzo di posta elettronica. E poi c'è la novità. Attenzione, ci sono due novità, quindi carta e penna, perché abbiamo un nuovo numero telefonico. 0854977630. E poi abbiamo un nuovo numero per SMS e WhatsApp, ovvero 331 268 3300. Ok, bene, segnateveli, noi li ribadiremo ovviamente, certo, perché adesso varie puntate, sono nuovi. Non cambia invece tutto il resto, siamo presenti su LinkedIn, YouTube e Instagram digitando Radio Speranza Pescara. Lì c'è anche su YouTube il nostro podcast di Finché c'è vita. E poi abbiamo la pagina Facebook, certo, digitando Radio Speranza. Mettete mi piace se non l'avete già fatto. Sì, e poi digitando Radio Speranza Pescara ci trovate in streaming su Radio Italiane, Radio Garden, TuneIn e tutte le altre piattaforme, certo, che trasmettono in streaming. Ok, sì, siamo anche in DAB. Sì. Ci sono le frequenze, gli 87.6 MHz, siamo anche in DAB, quindi siamo ovunque. Non potete fare a meno di noi, infatti, diciamo la verità. Non fate a meno di noi, per favore. Come noi non possiamo fare a meno di voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ovviamente, ci vediamo la prossima settimana, ci ascolteremo la prossima settimana. Grazie Soemia per essere stati con noi. Grazie a voi, un caro saluto. Grazie. E ricordatevi sempre una cosa, finché c'è vita, c'è speranza, ciao! Abbiamo trasmesso Finché c'è vita, c'è speranza, a cura del Movimento per la Vita.